Ma ci sono abituato a queste cose. Diciamo che quest'anno più delle altre volte conta la mia squadra, perché se dobbiamo ripercorrere l'anno appena trascorso c'è da mettersi le mani ai capelli. Quindi cosa devo dire? Devo dire che io voglio bene questa squadra e andrò sempre avanti a fare abbonamento. Mi auguro solo che da lassù qualcuno che comanda faccia un po' l'inversione di marcia, perché quest'anno ci hanno lasciato proprio una merda, veramente. E salvarsi all'ultima giornata non è proprio la cosa più bella in questo mondo. Hanno messo un treno su dei binari e a un certo punto hanno tolto la locomotiva. Non si fa così. Quindi, come proprio dice il claim della campagna abbonamenti di quest'anno, si fa per la maglia l'abbonamento. Si fa per la maglia. Io non lo sapevo che era così, però da tantissimi anni che faccio la maglia, tantissimi anni che sono primo abbonato e lo faccio per la maglia. Perché poi i giocatori sanno bravi, ti affezioni, noi siamo stupidi ad affezionarci, ma vedi cosa fanno, prendono, vanno via. Invece ciò cosa ci rimane? Niente. Perfetto. Pensierino dato da OK. Questa è spesa di OK. Grazie. Facci vincere uno scudetto l'anno prossimo. La passione e la volontà per questa squadra e per questa città, che poi io non essendo nato in provincia di Varese è un qualcosa in più. Che valore ha, Alfonso, tu sei stato tra i primi anche negli altri anni, essere tra i primi? Eh beh, comunque è sempre personalmente un orgoglio. Okay. Sto dando alla società un simbolo che comunque ci credo, nonostante tutto, le ultime annate non siano state buone, molto competitive, comunque ci credo. Ci sono stati degli aumenti nei prezzi degli abbonamenti, cosa ne pensate? Aumenti ci sono dappertutto, però si potevano evitare. D'accordo? Sì, no, d'accordo anch'io, soprattutto per la categoria under 18 e under 30, ho visto che hanno alzato i prezzi, insomma, di più del 50%, visto che il palazzetto negli ultimi anni, insomma, è stato sold out anche grazie a loro. Rimanere su questo trend, visto anche la squadra che negli ultimi anni non è stata granché, l'ultimo anno, però vabbè, va bene lo stesso. Aspettative per la prossima stagione? Diciamo lo scudetto. No, scherzo, l'avevano detto nel 99, però... è una buona profezia. Non si sa mai, no. Speriamo di far meglio, ma credo che si possa far meglio, soprattutto con Okeke, che dovrebbe rimanere. E lui, secondo me, se torna a buoni livelli, insomma, qualche soddisfazione ce la darà.